esprimere il più sentito cordoglio del governo mio per i morti sul lavoro che ieri e oggi hanno funestato la scena e l'ambiente psicologico, economico del paese. In particolare voglio esprimere la vicinanza ai familiari e ai loro cari. Assume sempre di più i contorni di una strage che continua ogni giorno. Buongiorno, ben ritornati all'area che tira. Fabrizio Pietro Paoli, 47 anni, muratore, caduto da un'impalcatura all'Eur. Pietro Vittoria, 47 anni, investito da un tir mentre posava dei cartelli sulla 14. Benito Branca, operaio di 42 anni, gli è crollata addosso la pensilina ed è rimasto schiacciato dalle macerie. E poi Andrea Sprosliner, agricoltore, 59 anni, travolto dal suo trattore vicino Merano. Dietro ognuno di loro c'è una famiglia, ci sono dei figli, ci sono degli amici, insomma c'è una storia, come dietro ognuno di noi. Ieri 5 morti sul lavoro, negli ultimi 2 giorni sono stati 11. Numeri che hanno quasi costretto il premier Mario Draghi a partire da quella che ha definita una strage quotidiana. E lo ha fatto, scherzo del destino, nel giorno in cui erano altri numeri da celebrare, quelli di una crescita economica impetuosa, più 6% di PIL per quest'anno e più 4,7% nel 2022. Il bicchiere è mezzo pieno, bisogna dirlo, ma oggi si fa fatica a guardarlo, si fa anche fatica ad accontentarsi dell'ennesimo annuncio, un intervento legislativo entro la prossima settimana. Io faccio questo mestiere da un bel po' di tempo e da quando ho iniziato ogni governo che arriva promette un intervento che poi, ahimè, puntualmente non arriva. Vediamo se con Draghi sarà diverso, noi lo speriamo davvero. Oggi il premier Draghi incontra Greta Thunberg e allora lo dico con le parole di Greta, per la sicurezza sul lavoro vale quello che vale per il clima, non c'è un piano B e non ci può essere un piano bla 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 bla. Sigla.